spazio alla moda e alle tendenze, come sempre insieme a me c'è lei, la reporter del fashion, la bella, brava, affascinante Valeria Oppenheimer. E buongiorno. E ogni volta che buongiorno. E ogni volta che ti vedo. Ciao. Ti vedo. Siamo in pandan oggi, eh? Oh, hai visto? L'ultima puntata pure in pandan. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta pure in pandan. Senti Valeria, a parte il fatto che mi mancheranno queste chiacchierate sulle tendenze che ho trovato molto divertenti e stimolanti, ma l'ultimo argomento, cosa hai scelto? Perché io vedo una cosa che alle tue spalle che un po' mi inquieta. Che cosa? Ma come ti inquieta? La cravatta, cioè io l'ho portata per 30 anni, cioè adesso... La cravatta sarà l'accessorio più caldo di questo autunno-inverno per donne e uomini. Ma non mi dire, pure le donne? Ah certo, pure le donne, certo che sì. E perché dovete soffrire come noi maschietti? Perché a volte la moda effettivamente non è proprio comoda, però di grande impatto. È veramente una tendenza fortissima in questo momento e l'ho scelta proprio perché mi andava di lasciarvi un ricordo di qualcosa che vedrete spesso durante questa allora stagione. Raccontami innanzitutto la storia della cravatta, perché certo. Io l'ho visto sempre come un indumento che secondo me veramente è una di quelle cose è un po' strano perché serve? Però io ti dico che già gli antichi romani, quindi insomma andiamo parecchio indietro, antenati sacri, avevano l'abitudine di annodare attorno al collo un fazzoletto, quindi se andiamo a cercare le origini della cravatta davvero dobbiamo andare molto indietro. Tra l'altro ci sono delle vere e proprie faide, ci sono delle guerre, perché tutti dicono l'ho inventata io, non l'ho inventata io. Addirittura? Sì, per convenzione, e io qui insomma diciamo scelgo ciò che va per la maggiore, per convenzione si racconta che durante la guerra dei 30 anni i mercenari croati indossassero al collo questi fazzoletti annodati. Quelli dell'esercito francese, vedendo questa usanza, se ne innamorarono e così la cravatta iniziò a diffondersi. E poi vedi, croato, cravatta, ci dice qualcosa. Ci dice qualcosa. Senti, però la cravatta, e qui torniamo sempre al solito discorso, che le mode poi hanno bisogno di un detonatore. E qual è stato il detonatore della cravatta? Diciamo che ce ne sono stati mille. Io oggi ho scelto di farvi vedere anche qualche divo, qualche personaggio del cinema importante, perché insomma mi piaceva lasciarvi con qualche ricordo molto bello, molto positivo. E quindi abbiamo tantissimi. Ci sono mie foto, insomma. Ci sono le tue foto importanti. Le tue foto. Però abbiamo ad esempio Marcello Mastroianni, che insomma il famoso look Mastroianni, quello fatto di completi eleganti, camicie inamidate, cravatte, perché questa scena con la cravatta, magari ecco, non ci abbiamo mai fatto caso, ma la cravatta ha dato quel quid in più. Cioè ragazzi, questa è una delle immagini della dolce vita. Iconiche. Bellini, questo è un Marcello Mastroianni di una bellezza. Strepitoso. E la cravatta possiamo dire che è quel indumento che, come dire, ingentilisce anche le persone meno fortunate, vogliamo definirle così? Dà un'eleganza. È vero. Dà eleganza, ti rende speciale. Poi, ecco, pensa ai Blues Brothers. Senza la cravatta te li riusciresti mai a immaginare? Io John Belushi senza... Hanno influenzato il cinema, la musica, la televisione, programmi su programmi, insomma, sono delle immagini pazzesche. E poi, ovviamente, le donne. Sulle donne mi devi aiutare un po' a capire. Allora, partiamo con un film di Woody Allen, 1977, Io e Annie. È vero. Eccola lì, famosissima Diane Keaton. Questi look così facili e creativi influenzarono tantissimo le ragazze dell'epoca, soprattutto le femministe. Quelle più conservatrici strizzarono un po' il naso, non amarono. In poche parole, lei rompe uno schema. Rompe uno schema, decisamente. Questo film viene considerato una pietra miliare nella moda, nella cultura della moda. Aspetta un attimo che ti devo dire, poi riprendiamo il discorso, Non è bello quel che è bello riguardare i camper con Marcello. È l'ultima puntata, ragazzi, l'ho detta. E con la nostra fashion reporter Valeria Oppenheimer stiamo parlando di cravatta. Abbiamo parlato di quelle degli uomini, ora stiamo affrontando un tema spinosissimo, secondo me, secondo lei invece no. Le cravatte al femminile sono di moda. Sono di modissima. Che moda, sono di modissima. Abbiamo visto le sfilate, le vedremo nei negozi, le vedremo ovunque. Guarda, ma tu ricordati queste. Ce ne sono parecchie a casa ancora.
Dico no, nel senso si possono anche vendere usate le croate. Certo, no, ci stai pensando. No, ce ne sono talmente tante. No, a parte le stupidaggi. Senti, ma pure un'altra attrice italiana importante. Sì, allora ultimamente abbiamo visto la Bellucci qualche mese fa. Monica. Su Red Carpet, Monica Bellucci. Monica. Pazzesca, ecco, favolosa, bella come il sole. Però vedi che torniamo all'ultima Mastroianni, Blues Brothers, torniamo sempre all'utilizzo pulito. Sobrio, pulito. Cravatta, look pulito, ma guarda che cos'è, di una bellezza esagerata. Esagerata. Vabbè, senti, io c'ho un sacco di cravatte lì dietro, ma ha cambiato la foggia delle cravatte nei secoli? Allora, è cambiata, ma vorrei anche dirti una cosa, è cambiata sia per gli uomini che per le donne. Tu pensa che un tipo di cravatta super famoso che si chiama Lavalier, che è un po' simile, questo mio è un fiocco, però quando vedete le cravatte annodate, eccetera, arriva da questa signora qui. Questa signora qui, Louis de Lavalier, era la favorita del Re Sole e fu la prima donna a utilizzare la cravatta. Cravatte un po' tipo quello che porto io oggi, quindi questi drappi annodati. Pensa che il Re Sole era così fissato, innamorato delle cravatte, ecco, intanto la Lavalier la stiamo vedendo lì, che istituì una figura a corte, ovvero il cravattaio di corte. A Roma il cravattaro è un'altra cosa. E sinceramente non vogliamo che torni di moda. Senti, abbiamo poco tempo, ma è vero che c'è uno svedese, mi sembra, che ha inventato quanti modi di fare il nodo? Migliaia, un matematico svedese che ha inventato un algoritmo che genera migliaia di possibilità per annodare la cravatta. Allora io mi rivolgo a questo signore, perché mi vuoi fare la cravatta? Proviamo. Signore svedese che fa il matematico, ma perché perdi tempo per queste cose? Trova l'algoritmo per fare i soldi. Mi hai trovato la cravatta? Cioè, guarda la cravatta di Valeria, cioè una cosa. Però sottile come va di moda adesso. Ah, sì, ho scelto quella. Beh, quest'anno va di moda la cravatta sottile, io ho scelto quella giusta. Guarda, nonostante che bravo, sia. Ma che bravo! Senza specchio, ragazzi. Ma ecco, mi ha emozionato, non lo so più fare. Però insomma, diciamo che ne ho fatte talmente tante in vita mia che alla fine. Super. Si può fare. Ci può fare, dai. Si può fare. Valeria, io ti ringrazio davvero. Grazie. Anche te passa una estate meravigliosa.